Il Pescara a Luciano Zauri, il cambio della guida tecnica della quale avevamo parlato già nel primo TG di ieri e rilanciato in serata nel corso della trasmissione replay, si è materializzato nelle ultime concitate ore. Nella tarda mattinata è arrivato l'esonero di Gaetano Auteri che, oltre alla nuova flessione delle ultime tre partite, con il culmine raggiunto con la sconfitta di Lucca, paga l'essere tornato in confusione nelle scelte e aver perso polso e controllo del gruppo. A dispetto delle poche dichiarazioni di circostanza, la dirigenza, il presidente Daniele Sebastiani e il DS Luca Matteassi, si stavano già muovendo per trovare le alternative, il tutto mentre lo stesso Auteri dirigeva ieri pomeriggio al Poggio il primo allenamento settimanale. È parso subito chiaro che il primo obiettivo fosse Luciano Zauri, anche se la foto raccolta e mostrata ieri nel corso di replay di Enrico Rocchi mostrava il direttore sportivo Matteassi a colloquio in un ristorante di Carzoli con l'ex CT dell'Under 21 Gigi Di Biagio. Ancora sotto contratto col Bologna, allenato la primavera la scorsa stagione, poi avvicendato da Vigiani, Zauri ha dovuto prima risolvere l'accordo col club felsineo prima di firmare col Delfino. A breve l'ufficialità. Già nello staff di Oddo, ai tempi dell'ultima promozione in Serie A, Zauri ha poi allenato il Pescara nella stagione 19-20, fu chiamato in estate per sostituire Pillon. Non fu una stagione facile, un mercato non completo per il suo 4-3-3. Poi col lavoro la squadra fu rimessa a posto, trovando nell'asse Galano-Macin la sua forza. Nella gara di Livorno i contrasti con Memusciai facevano emergere dei contrasti nello spogliatoio che lo indussero alle dimissioni il 20 gennaio 2020 dopo la sconfitta con la Salernitana prima di ritorno. Un evento che col senno di poi ha segnato il crollo dei risultati di un Pescara retrocesso due volte sul campo e ora lasciato da Auteri in C al quinto posto dopo 35 giornate. Tre partite per rilanciare il Pescara, sperare nel quarto posto e in playoff all'altezza della situazione. E curiosità per vedere come lo stesso Zauri gestirà il rapporto con un senatore come Memusciai che ritrova a distanza di 2 anni in uno spogliatoio rinnovato da allora con l'eccezione, oltre che del predetto Memusciai, di Mirko Drudi.